Ciao a tuttissimi, bentornati o benvenuti sul mio canale YouTube. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere seguirmi in maniera continuativa e sostenermi, per voi è assolutamente gratuito, per me è molto importante perché così mi permettete di crescere qui su YouTube. Compare da questa parte la campanellina, ricordatevi di andare ad evidenziarla alla voce tutte, così avete la possibilità di iscrivervi al mio canale e ogni volta che io metto online un video, puntualmente vi dovrebbe arrivare la notifica. Allora, io intanto non è così inerente il contenuto del video, ma è troppo strabello. Mando un bacio a tutte le persone che hanno o meno un canale qui su YouTube, un profilo su Instagram, su TikTok, oppure che non sono, ecco, creatrici o creatori di contenuti digitali, ma che comunque, come me, amano le cose pucciose. E il mitico Tiffy non potevo assolutamente lasciarlo là, perché è la mascotte di Tigotà. Ci tengo comunque a dire questa cosa, anche se non è prettamente inerente al contenuto del video. Lui dovrebbe costare, non mi ricordo se 3,99 o 4,99 euro. Comunque, acquistandolo, oltre ad avere questa stupenda mascotte, un euro viene devoluto alla ricerca per andare a sconfiggere, e insomma ci auguriamo veramente sconfiggere, sì, è veramente il termine più corretto, i tumori pediatrici, insomma. Quindi quest'euro viene dedicato ad AIRC per la ricerca, per la sconfitta di quelle che sono le patologie oncologiche e dei bambini, insomma le patologie oncologiche pediatriche. Adesso vado a malincuore posare Tiffy, che comunque ricomparirà magari verso la fine del video per i saluti, ed entriamo nel succo del video. Allora, dovrebbero essere proprio 10 stavolta e non con qualche doppione. Prodotti finiti beauty, un po' in generale, appunto, per quanto riguarda questo favoloso mondo. Ho più di un prodotto Yves Rocher. Qualche prodotto Yves Rocher non ve lo mostro perché, ahimè, non sono prodotti magari che ho finito da un po' di tempo, insomma le novità vanno abbastanza veloce e non c'è più la possibilità di reperirli né online né nei negozi fisici. Spero di essermi in qualche modo spiegata, non so se ve li mostrerò uno dopo l'altro, ma più probabilmente andrò abbastanza random. Allora, sacchettone per la pesca, e questo tenerlo non, sì, che non venga strainquadrato dalla telecamera, e vado a pescare. Sì, ok, un primo prodotto di, che è di Yves Rocher. Questo è Fleur de Pré et Bruyère, ed è un sapone liquido per le mani, 96% di ingredienti di origine naturale, sono 190 ml. Oddio, mi sto perdendo, sì. Allora, a prezzo pieno i saponi mani di Yves Rocher costicchiano, 190 ml, ok, io vivo da sola e comunque, insomma, chiaramente quando viene a trovarmi qualcuno si lava le mani, ma sono anche una persona a modo suo solitaria, quindi per me è comunque una quantità interessante. Se già siete in due o tre a casa, rimane il fatto che a me i saponi liquidi per le mani di Yves Rocher piacciono molto. Piace molto anche questo, magari con qualche sconto vario lo ricomprerei. Comunque per me
profumazione delicata, texture piacevole, non mi va a seccare le mani con anche diversità di temperatura esterna, assolutamente per me questo è prodotto promosso con un bel 8,5, che lo andiamo a posare a parte. Ok, questo invece è un detergente viso di Clarence. Questo mi è stato regalato, non mi ricordo se avevo tipo raggiunto, sì, probabilmente tot soldi di spesa, da Sephora. Allora, sì, chiaramente un detergente a risciacquo, 30 ml, carino come quantità per una, è anche una mini size, una travel size, quindi sì, permette effettivamente di andare poi a conoscere il prodotto, non è un miserrimo, miserabile campioncino. Cioè, allora, diciamo, ci sono dei campioncini che, ok, e altri campioncini che secondo me, poi fatemi sapere un pochino come la pensate anche voi, sono dei miserrimi, miserabili, infami campioncini che, cioè, è più la fatica con il dito di andare a pescare il prodotto che poi la gioia o insomma la possibilità di poterlo provare. Quindi qua 30 ml, una signora secondo me mini size o travel size, che dir si voglia, però insomma essendo di Clarence mi dà l'idea che costicchi a prezzo pieno, quindi magari la full size andrei ad acquistarla decisamente con uno sconto. Comunque mi è piaciuto, va a detergere la pelle, mi aiuta un pochino a contrastare il brufoletto con la punta gialla, che mai mi ricorderò come esattamente si chiama, quel infame piccolo puntino nero, i filamenti sebacei sul naso, non mi va a seccare la pelle, non mi dà quella sensazione di pelle che tira, no, è decisamente comunque promosso con un bel 9. Poi, ok, questo sì, avrei potuto portarvi effettivamente, ma ne parlerò in altri video, perché questo sembra aver veramente vissuto avventure e le ha vissute. Questo ormai, poverino, la polvere di questo fondotinta in polvere salta ovunque. Comunque lui è il 20, attenzione, potrebbe anche saltare ovunque nella stanza mentre sto girando questo video, 24 Hours Fresh Wear fondotinta in polvere di L'Oreal. Poi già su Instagram e TikTok, sì, ci sono anche su TikTok, ma ancora non riesco a lasciarvi il link. Spero di riuscire a farlo. Caspita, ASAP, sì, mi è venuto in inglese, insomma, il prima possibile. Ogni tanto, sì, il pensiero mi rincorre in altre lingue. E lui è un fondotinta di L'Oreal ed è il numero 040 Cashmere. Ne ha passate molte. Adoro la tonalità e il finish di questo fondotinta. Per me, a volte, perché io questo fondotinta, sì, l'ho ricomprato almeno 2 o 3 volte e anche adesso appunto ce l'ho nuovo di zecca. Se vi può interessare, il prezzo su Amazon è nettamente inferiore rispetto a quello nei principali drugstores quali Tigotà, Saponeria Acqua e Sapone, Dem. Certo, poi magari, ecco, la prima volta non è così semplice azzeccare la tonalità su Amazon, quindi magari una prima volta lo si acquista magari con qualche sconto offline. Successivamente, quando insomma si pensa di aver azzeccato la tonalità,
io vi consiglio assolutamente di acquistarlo online su Amazon. Non ha un filtro di protezione solare, cosa che per me è un difetto ogni tanto, ma magari non mi è capitato con tutte le confezioni che ho provato ed acquistato, spolvera un pochino. Rimane il fatto che io adoro, stradoro e adorissimo la tonalità di questo fondotinta e il finish, cioè come poi va a performare sulla mia pelle. Per questi aspetti è da più di un anno il mio fondotinta preferito. Per altri aspetti vado a preferirne altri, ma appunto arriverà qui su YouTube un video dedicato il mio voto per questo fondotinta, per i tre aspetti che ho elencato. Un dall'8 al 9, spero di essermi in qualche modo spiegata. Poi, allora, Go Fresh, questo è al profumo di erba limone, penso che si dica così correttamente in italiano, e frutto della passione. Allora, usato come deodorante, quindi sotto alle ascelle, non mi va a, diciamo, creare arrossamenti o irritazioni, però questa tipologia di deodoranti Dove, anche, cioè, dopo poco mi creano prurito, quindi insomma, come deodorante per la persona, ecco, io non riesco ad utilizzarlo, mi dispiace perché poi la profumazione è sgradevole. Usato come deodorante per ambienti, quindi per contrastare gli odori sgradevoli di varia natura, per me, anche se da alcune persone, tipo anche mio moroso, dice che gli dà fastidio alla gola, ma per me magari lo spruzzo un po' più in alto, ma uso qualche accortezza in più, per me è una bomba. In questo ha un rapporto, diciamo, contrasta odore sgradevole, odore gradevole, bello strong, e considerando questo aspetto, il mio voto per lui è un bel 8,5. Tra l'altro, questa profumazione, appunto, erba limone e frutto della passione, che in italiano fa pure rima, a me è piaciuta veramente molto. Poi, allora, sì, altro prodotto di Yves Rocher, questo è un olio struccante lenitivo, viene consigliato anche per pelli sensibili, io dico anche no, 97% di ingredienti di origine naturale, questo è una referenza da 150 ml. Io, sarà la miliardesima volta che lo ripeto, però vabbè, è una mia fissa, utilizzo per la rimozione del make-up occhi solo ed esclusivamente lo struccante bifasico, quindi io quest'olio l'ho usato solo per lo struccaggio del make-up viso. Allora, questo tra l'altro si contiene proprio, cioè all'inizio dell'inci c'è l'olio di girasole, un pochino lo si percepisce anche olfattivamente, quindi se vi dà un fastidio pazzesco, non provatelo. È carino, ma personalmente però non ho sotto tutti gli aspetti un olio struccante make-up viso preferito. Potrei ricomprarlo. Il suo lo fa, magari, ecco, se avete una pelle dove il sebo, insomma, che produce di suo molto sebo, soprattutto, diciamo, magari quando le temperature esterne sono alte, io non vi consiglio questo prodotto, ma in generale questa tipologia di prodotto. Sì, in questo caso il mio voto comunque è dal 6 al 7. Spero anche qui di aver dato magari qualche indicazione un pochino utile, un pochino illuminante. Poi, allora,
Bella la scatola, rosa in cartone e bello anche il pack primario di questo rosa molto pink, ecco, diciamo così. La Neige maschera notte per labbra e questa è la versione Sweet Candy o Bonbon Gourmand, troppo carina. Allora vado magari già a posare la scatola di questa scatolina pack primario in cartone e ci concentriamo su quello che effettivamente è il prodotto. La Neige costicchia, costo che però io vi dico la faccio almeno 5-6 sere a settimana in qualsiasi stagione dell'anno. La Neige penso che sia off che online sia reperibile solamente da Sephora, ma può essere che io mi sbagli, quindi fatemi eventualmente sapere in info box se siete più informati di me sull'argomento. Per ora, per la mia esperienza, per me come la Neige c'è solo la Neige, quindi non ne posso fare a meno da quando ho iniziato ad utilizzarla. Adesso ne sto usando un'altra, diciamo, versione. Il barattolino è lilla, come profumazione me l'aspettavo un po' più presente, questa mi sta piacendo anche di più. Comunque per questo prodotto ricordo che io non do mai 10 a, ma soprattutto insomma a prodotti, perché nella vita tutto ciò che è in movimento non può essere perfetto, ma perfettibile, però in questo caso sì, il mio voto è un dal 9 al 10. Poi facciamo così, sì. Prodotto di Yves Rocher, questo è un profumo molto bello secondo me, questo pack diciamo primario in cartone, molto bella l'illustrazione. Il profumo esiste ancora ed è reperibile sia nei negozi fisici, quindi nei fisici di Yves Rocher, sia che dalle consulenti o consigliere di bellezza che dir si voglia. Ho aperto questa parentesi perché vi ricordo che alcuni prodotti di Yves Rocher li potete trovare esclusivamente dalle consulenti o consigliere di bellezza, non sono reperibili nei negozi fisici, ok? Mi sembra insomma di essere stata piuttosto chiara. Allora adesso sia questo pack primario in cartone che poi il pack secondario, secondo me però era più, a me piace di più rispetto a quest'altro, più carino. Questo è Cuir de Nuit, ricordo di aver fatto la recensione di questo profumo, probabilmente ho fatto anche la recensione del singolo profumo di Yves Rocher, quindi sì, non vado a dire nello specifico le note olfattive. Comunque abbiamo la vaniglia, abbiamo il cacao, abbiamo il caffè. Il naso di questo profumo è Amandine Clerc Marie, l'ho comprato e ricomprato, a me personalmente piace molto, è un profumo che in qualche modo si può definire secondo me gourmand, e quindi se vi può piacere questa tipologia di profumi ve lo consiglio. Può piacere anche a chi non è così, diciamo, fan. Io sono abbastanza una fan accanita dei profumi gourmand. E sì, per me comunque. Allora, al di là degli sconti che si possono avere con i vari SMS, cioè se che vi arrivano, oppure con le cartoline che vi arrivano nella cassetta della posta, qui basta solo, dovrebbe essere ancora gratuita, avere la sottoscrivere insomma la Fidelity di Yves Rocher, quindi questi profumi adesso sono da 100 ml e dovrebbero
costare circa 45 euro. Allora, io penso che anche a questo prezzo valga, ce ne alcuni, tra cui appunto Queer the Nuit, penso che valga di più rispetto al suo prezzo, e qui spero di essermi spiegata. Ovviamente Yves Rocher ci dà la possibilità di acquistarli con uno sconto interessante, quindi assolutamente ben venga. E comunque anche in questo caso sì, per me questo è un profumo promosso con un bel 9. Penso che in molti, ma anche in molti tra di voi, conoscano Queer the Nuit di Yves Rocher, e fatemi sapere, se vi fa piacere giù nei commenti, cosa ne pensate voi di questo profumo. E se siete d'accordo con me sul fatto che, al di là appunto che è sempre meglio acquistare con lo sconto e tutto, ma che ci siano, anche solo per il fatto che i nasi profumieri sono gli stessi di profumi, diciamo, rivenduti, profumi mainstream, rivenduti quindi nelle profumerie, e alcuni hanno anche una discreta durata, quindi sì, spero di non perdermi con il pensiero. Se anche voi, comunque, come me, pensate che ci siano dei profumi di Yves Rocher che comunque, insomma, per il prezzo che hanno, prezzo pieno, straripeto, sempre meglio, comunque, dato che Yves Rocher ci dà la possibilità di farlo risparmiare soldi acquistandoli con qualche sconto, però a prescindere da questo, valgono di più del loro prezzo. Fatemi sapere se vi fa piacere giù nei commenti, anche voi condividete con me questa opinione. Rispero di essermi in qualche modo spiegata. Andiamo avanti. Allora, sì, io non ricordo se, non come prodotto finito, ma comunque ve l'ho già mostrato, Eucerin olio detergente doccia protegge le difese naturali della pelle, protegge il microbioma della pelle. Questo è un formato piccolino da 200 ml. Allora, io lo vado ad utilizzare perché mi è successo già tempo fa, in questa zona proprio del collo, sì, un fenomeno, utilizzando un prodotto, un fenomeno, diciamo, di sensibilizzazione cutanea con quest'olio, ma anche con altri, in realtà, in questo caso, appunto, vi sto mostrando questo perché questo è nel sacchettone dei prodotti terminati. Mi piace, io lo vado ad utilizzare poi per il collo e anche per la zona del décolleté e del seno. Anche in questo caso io non do mai 10, ma vado a promuovere lui con un bel 9,5. Poi, allora, sì, prodotto per sì, vabbè, ma in questo caso, sì, vabbè, questa è una mousse, l'altro che vi ho mostrato è un detergente, quindi non li ho voluti mostrare insieme. Fossero state due mousse o due detergenti per lavare il viso, ve li avrei mostrati anche insieme, uno dopo l'altro. Allora, Douglas Naturals, per chi ancora non lo sa, Douglas ha lanciato, ha proposto questa linea con la certificazione EcoCert Cosmos Organic, e anche con questa profumazione, pompelmo rosa e basilico, poi ci sono anche altre linee. Comunque, ha proposto questa linea, insomma. Questo, tra l'altro, è un prodotto made in Danimarca, quindi sinceramente, essendo Douglas, mi sarei aspettato un made in Germany, che insomma fosse stato fatto in Germania, ma ok. Allora,
Adesso magari quando fa un pochino più caldo utilizzo di più le mousse o varie ed eventuali. Comunque io l'ho detto anche prima per il lavaggio del viso come secondo step di struccaggio, quindi amo utilizzare sia detergenti che mousse, a me questa è piaciuta. Profumazione di pompelmo rosa che basilico quasi non si sente, leggera ma che si percepisce, quindi vi deve piacere. A me personalmente col caldo, adesso un po' più freddo, è piaciuta. A me questo prodotto nel suo è piaciuto, non è la mia mousse detergente viso preferita, ma forse ancora non ne ho una di preferita. In ogni caso, sì, per me è un prodotto promosso con un bel dal 7 all'8. Chiaramente, se vi può piacere l'idea della mousse, vi piace l'idea che anche Douglas abbia questa linea Douglas Naturals, che ripeto è comunque certificata EcoCert Cosmos Organic, io vi consiglio insomma di andare a provare questi prodotti. A chi li sconsiglio? In ogni caso, a chi ha una pelle particolarmente sensibile. Poi, ok, altro prodotto make-up che devo aver già mostrato comunque in qualche video qua su YouTube. Questo è un mascara Rimmel London, tra l'altro si vede anche abbastanza molto carino il particolare della coroncina. Wonderfully Real, questo mascara con cheratina. Tra l'altro ha un PAO di 12 mesi, vabbè. In realtà effettivamente questo è arrivato a durarmi forse 6-7, poi si è un pochino seccato. Vi faccio vedere molto serenamente il suo applicatore, che è così con questi dentini piccoli in silicone. Mi è piaciuto assolutamente sì, tanto che nella mia wishlist di regali natalizi l'avevo messo e mi è anche arrivato, quindi sono molto contenta. Confermo quindi insomma che adesso poi a me piace provare sempre nuovi mascara, ma comunque sicuramente insomma andrò ad usarlo nuovamente. L'ho usato comunque in combo con altri mascara, comunque con l'applicatore non in silicone ma in fibra o fibre, non mi ricordo mai come si dice correttamente. È da un po' di tempo che non utilizzo sì, un mascara nero da solo, ne utilizzo sempre due in combo. Spero di essermi anche qui spiegata. E mediamente c'è anche la combo, è mascara con applicatore o scovolino che dir si voglia in silicone e mascara con applicatore o scovolino che dir si voglia non in silicone. Credo che se invece tornerò, giusto per diamo una mossa alla creatività, a riutilizzare mascara colorati, no, non andrò, cioè applicherò il mio primer e poi non andrò ad utilizzare più mascara colorati in combo, no, questo anche no. In ogni caso, sto sempre divagando, ma per me questo è un mascara che vale comunque mediamente più del suo prezzo, che però non ricordo. In ogni caso, secondo me, si dovrebbe parlare di più e considerare di più, quelli che sono i mascara di Rimmel, sui vari social, quindi no, forse già su TikTok se ne parla un pochino di più, quindi YouTube e Instagram. E qui mando un bacio a Lauren, che penso sia d'accordo con me, e assolutamente, questo per me è un mascara promosso con un bel dall'8 al 9. Chiudiamo in bellezza questa carrellata con un altro prodotto di Yves Rocher. Questo è un olio corpo e capelli. Qua c'è anche il disegno della rosa.
Allora, questo comunque contiene olio di girasole, olio di argan, olio di cocco, un estratto che non ricordo, olio di macadamia e il profumo come presente come fragranza. Allora, come olio capelli, no, per me questo non è un prodotto che per le mie esigenze ha raggiunto la sufficienza. Quindi come olio capelli io gli do un 5, però come olio corpo io adoro questa profumazione, diciamo che secondo me sa proprio di, in qualche modo è un misto molto morbido, molto, in qualche modo anche sensuale, sia l'aggettivo corretto, di rosa e argan. Ecco, magari non quando fuori fa caldo, però la trovo strepitosa. E io di questa linea ho provato la crema corpo, però generalmente secondo me questa profumazione nella crema corpo non dà il meglio e poi in generale per la mia esperienza, ma penso che sia un pensiero piuttosto condiviso, le creme corpo di Vrochet non sono idratanti. Insomma. Principalmente, se la profumazione non mi fa impazzire, io non mi trovo ad utilizzare, le creme corpo di Vrochet. Fatemi anche qui sapere se vi fa piacere come la pensate voi nei commenti. Quest'olio, come olio corpo, profumazione appunto strepitosa, perché io ho anche il bagno doccia e anche lì mi piace la texture, però proprio questa profumazione per i miei gusti esplode proprio. Divampa con quest'olio, lo adoro anche come olio corpo per come la mia pelle è più morbida, idratata, luminosa, insomma, fa la pelle come il culetto di un bebè. Quindi penso che non abbia problemi nemmeno YouTube nel sentirmi utilizzare questa espressione, e anche qui per me questo come olio corpo è invece promosso con un bel dal 9 al 10. Ho parlato più di quanto mi sarei aspettata. Fatemi, se vi fa piacere, sapere la vostra, appunto per quello che ne pensate di questi prodotti, se vi incuriosiscono, li avete provati, non li avete provati, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ringrazio chi ha visto il video fin qui. Chi invece magari ha piacere di semplicemente lasciare il saluto carino, quindi il cuoricino, la coccinella, la stella, in questo caso anche un bel fiore, perché no? Comunque sento la vostra presenza al di là di questo schermo. Io poi, anche qui lo ripeto all'infinito, per chi ha voglia di seguirmi anche lì, dove a volte porto contenuti che qui su YouTube non porto per X motivi, proprio perché la vita è varia e variegata. Io vi vado a lasciare il link diretto al mio profilo Instagram, in modo che se appunto avete voglia, lì mi trovate facilmente senza che andiate a cercarmi, senza poi riuscire a trovarmi. In futuro spero di riuscire a lasciarvi anche il link diretto al mio profilo su TikTok. E ringrazio tutte le persone che mi sostengono comunque in questo mio galvanizzante, sia l'aggettivo corretto, percorso sui miei social, e quindi non solo qui su YouTube. Vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora, che in questo caso i prodotti finiti, i baci, dai, i sorrisi non sono mai abbastanza. Saluto in compagnia di Tinfi, che secondo me, cioè, è una mascotte anche più bella della mia penna con il cuore, perché lui è una mascotte per tutto l'anno, quindi insomma non per questo mese di febbraio, che sì, è il mese di San Valentino, ma è anche il mese in cui sono nata io. Bacio, ciao!